ce l'hai il bambino, per esempio. Ce l'hai il bambino? Sì, sì, sì. Beh, sì, beh, sì, già pronto. Ma è caro, si dice mai. La luce mi dire solo, dove rimane? Piano piano. Sei pronto? Bravo, scusa. Sali, sali, sali. Piano piano. Ma mano, non si era così. Bravi bambini. Senta, ci vado, siamo lì dopo. Vai, metti. Vai, vai, vai. Metti, piano piano. Piano. Ok. Vai, tu mi accendi. Bravo. Poi andiamo a sistemare. Samuele? Appiccino la scarpa, ma vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sai, vieni. È andato a pietra la scarpa. Ma dai, c'è andato a pietra la scarpa, bambino. San Vangelo di Luca. In quel tempo l'imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nel proprio luogo di origine. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire. Essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia di una stalla, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. In tutta la città? Il microfono ha fatto Thank you.
salire qua sopra? Preghiamo. O Dio che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile nel Cristo nato dalla Vergine Maria, volgi lo sguardo ai tuoi figli e concedi loro di venerare con fede viva e sincero amore il grande mistero dell'incarnazione rappresentato in questa sacra natività, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Stiamo chiedendo a Dio la tua benedizione. Questa deposizione del bambinello nella mangiatoia, nel presepio, non ha voluto anticipare la festa del Natale. In qualche modo è un annuncio di quello che celebreremo a Natale, di quello che celebreremo domani nella messa della notte. E allora anche questo momento abbiamo vissuto così, con il buio, senza la luce artificiale, ma ci ha aiutato anche meglio a ricordare questa simbologia non preparata, non voluta, del cammino della nostra vita senza la presenza di Gesù. È un cammino che procede nelle tenebre, perché la vera luce è Gesù. Però questo bambinello che abbiamo appena deposto nel presepio ci ricorda che lui è venuto per illuminare il cammino della nostra vita. Allora noi ancora di più, a partire da questa sera, ci prepariamo ad accoglierlo nella celebrazione del Santo Natale, la memoria liturgica dell'incarnazione del Figlio di Dio, della venuta di Gesù in mezzo al mondo. Questa benedizione ora ci aiuti proprio a vivere nella nostra vita di Gesù. Benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E il Signore faccia il cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri di buon Natale. Grazie.